Ciao a tutti cari amici artisti e bentornati sul canale. Per chi fosse qui per la prima volta, io mi chiamo Nicole, sono un'artista autodidatta della Sardegna e dipingo principalmente ad acquerello. Quello che vi porto oggi è il processo pittorico di un ritratto. E sarà diviso in due parti, ve lo dico da subito perché è durato veramente tanto, è stato un dipinto molto complicato, quindi non volevo concentrarlo troppo o fare dettagli, ho scelto di caricarlo in due parti. Se il processo è ancora troppo lento per voi, vi invito a usare le funzionalità di YouTube per velocizzarlo o persino rallentarlo. Dato che avrò più spazio del solito per parlare di questo dipinto, magari parliamo un po' di come è nata l'idea. Parlo molto spesso di come alcuni dei miei dipinti preferiti siano sorti spontaneamente nella mia mente e ci abbia magari impiegato anche del tempo per poter realizzare nella maniera più vicina all'immagine che ho avuto. Però questo non è vero per gli ultimi ritratti che sto facendo. Infatti sto cercando più di affinare la mia tecnica e di imparare magari a disegnare meglio i visi. Nella fattispecie stavo guardando la diretta di Shamila, della nostra amica dell'acquerello, vi lascio il link alla diretta incriminata, dove stava disegnando una bellissima rosa. E subito mi sono sentita ispirata, i fiori già sono un qualcosa che ti riempie l'anima alla sola vista, rimani lì in contemplazione. In più vederla realizzata in acquerello mi ha proprio messo su questa carica creativa che volevo sfogare. Ho visto un po' questa composizione e più o meno ho visto l'idea generale, volevo una ragazza e volevo una rosa, però nei giorni precedenti stavo bazzicando su Pinterest e c'è stata una foto che mi ha particolarmente convinto, che è questa. Quindi ho assemblato tutte queste influenze e ne è saltato fuori il disegno poi che ho pubblicato in digitale sul mio Instagram. Era molto chiara sul voler un tono gotico e per la rosa ho altrettanto usato una referenza che invece è la seguente. E diciamo che questi sono tutti gli elementi che ho assemblato per creare il prototipo con Procreate in digitale. Passando alla realizzazione del dipinto in tradizionale, io mi faccio sempre una fotocopia di quello che è il contorno e lo trasferisco sulla carta usando una sorta di lavagna luminosa che in realtà è il mio iPad, metto un foglio bianco e ricalco sul foglio. In questo caso è stato anche più semplice, perché sto usando una carta satinata. Ebbene sì, avevo voglia di farmi del male fisico, quindi ho deciso, dopo che finalmente sto imparando a usare la carta a grana fine, che comunque è la più semplice da usare, di ritornare alla grana satinata. Ci sono stati dei problemi però solo nella prima parte. Qua, se vedete, ci sono diciamo delle macchie che rendono la stesura disomogenea, mentre io volevo qualcosa di abbastanza liscio. Questo perché la carta satinata ha tempi di asciugatura veramente veramente brevi. E cosa avevo pensato io? Usiamo un pennello con un bel serbatoio, così il foglio è bello bagnato, mi lascia il gocciolone e quindi rimane sempre bagnata la parte che devo tirare verso il basso. E invece no. Invece no, diciamo la pelle è stata costellata da fioriture su fioriture, ma va bene così. Ho imparato, anche grazie al suggerimento dell'altra amica dell'acquerello Francesca, che forse è meglio fare bagnato su bagnato quando si tratta di grana satinata. Per cui posso dire che con successo da questo dipinto ho imparato come gestire meglio la grana satinata ed infatti la seconda parte, quella che riguarda i capelli, mi è venuta discretamente bene.
liscia, non ha fioriture perché gli ho dato due belle botte d'acqua, quindi quando mettevo il colore non si creavano zone che asciugavano prima di altre. Un'altra cosa che in realtà questa non l'ho ancora né affinata né ben compresa è come creare una omogeneità generale del dipinto. Infatti anche in questo caso ho un po' dipinto per così dire camere stagne, cioè ogni elemento era preso un po' a sé stante, la rosa, la mano, il collo, infatti la zona proprio della mano e del collo ha delle differenze cromatiche piuttosto importanti e magari si aggiusteranno in future riprese di uno stile simile. A questo punto vi lascio godere il dipinto, interverrò magari più avanti se ci sarà qualcosa di rilevante da aggiungere. Thank you.
Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine della prima parte di questo ritratto. Siamo già a 20 minuti di video, quindi rimandiamo e ci vediamo nella seconda parte dove faremo qualche dettaglio e andremo anche a delineare i contorni a gouache, ma soprattutto dipingeremo questa bellissima rosa. Per cui questo video lo caricherò di martedì e avremo la seconda parte di venerdì, quindi questa settimana avremo ben due video, anche se parleranno di un solo dipinto. Quindi a questo punto grazie mille per la visione e ci vediamo venerdì con la seconda parte.